La prima volta del Napoli senza Bianchi in panchina perché influenzato, ma ci ha pensato Maradona. Sotto l'albero di Natale il bacio di Eraldo Pecci, due minuti dopo addio alla bontà. Ecco come il bolognese, ex napoletano, stende proprio l'argentino. Ma oggi nessuno poteva fermare Diego, ecco perché. Che c'erano tuo padre e tua madre in tribuna? Sì, sì, sono venuti per passare il Natale e il Capodanno con me qui a Napoli, il primo Natale, il primo Capodanno che passiamo tutti insieme qui. Ho festeggiato con due gol, anche perché sono arrivati due minuti prima che cominciasse la partita da Buenos Aires. Un po' dopo nove minuti Maradona cross per la testa di Carnevale che colpisce male. Due minuti dopo batti e ribatti in area bolognese, De Napoli conclude fuori bersaglio. 18esimo, azione corale dei napoletani, quasi un'offensiva da rugby con errore finale di Francini. Ma il gol ormai è nell'aria. 27esimo, punizione di De Napoli ed intervento vincente di Careca. Passano tre minuti per la reazione del Bologna e Poli, da distanza ravvicinata, impegna Giuliani a terra. Sull'altro fronte, Maradona contro Sorrentino. Applausi per entrambi. Prima del riposo ci prova Carannante in contropiede, ma sbaglia mira. Nella ripresa, al nono, show di Maradona, una punizione capolavoro. Anche in questo caso la reazione del Bologna, colpo di testa di Bonini, neutralizzato da Giuliani. Alla mezz'ora, terzo gol, la firma è d'autore, ma il merito è certo per Carnevale, che riesce a liberarsi in area da un nugolo di avversari e riesce a servire il pallone al solito Maradona. Il 3-1 sul rigore, al 34esimo, la respinta di Giuliani sul tiro di Poli ripresa da Alessio che indirizza a rete, sulla traiettoria la mano di Filardi, l'arbitro indica chiaramente la respinta col braccio prima ed il dischetto dopo. De Moll trasforma.